Praticamente il contributo è per facilitare le fasce che in questo momento hanno necessità, che non necessariamente sono le persone che già normalmente sono in difficoltà, ma soprattutto le persone che in questo momento particolare di emergenza si sono trovate in difficoltà. E quindi praticamente per questo è stato previsto un ISEE molto alto e diciamo che questo facilita l'ingresso al contributo, l'accesso al contributo da parte di moltissime persone. Noi ovviamente faremo gli accertamenti dovuti del caso perché comunque dobbiamo poi rendicontare alla regione i contributi che erogheremo. E quindi questa sarà una fase successiva del bando che dovremo fare dopo la fine di maggio praticamente. E per qualsiasi cosa gli uffici del Comune di Gaeta ovviamente sono a disposizione, di eventuali delucidazioni.